Intanto, perché ha disertato quel tavolo, la cui stessa convocazione nascesse dall'intenzione di come dire, allargare il più possibile il numero degli interlocutori per non lasciare nessuno indietro, nessuno escluso? Ma vede, i processi di partecipazione sono una cosa doverosa, una cosa sempre utile, ma c'è un momento per tutto. Nelle procedure amministrative, come dire, la partecipazione deve poi giungere a un momento decisionale, specie quando il tempo stringe e una città, come dire, è in sofferenza. Io le dirò che ci sono alcuni elementi che ci hanno indotto a comprendere che ieri si trattava di una sceneggiatura ben congegnata, forse di un tranello anche per l'investitore, avendo magari, come dire, la riserva mentale che non va nel verso del rilancio dello stabilimento. Io ho detto al Ministro che se avesse avuto esigenza veramente di trasparenza avrebbe potuto presentare a Taranto in piazza a tutti i cittadini e non solo alle associazioni ambientaliste radicali che sostengono il suo movimento e sono poco rappresentative della comunità quel piano. L'ha ricordato poi anche Mittal in una lettera formale ieri che quell'addendum viene concordato sugli elementi richiesti dal Ministro, quindi il fatto che lui poi si dica insoddisfatto alla fine del tavolo ci conferma, come dire, l'impressione che fosse un tavolo per non decidere o per indurre gli stakeholder a decidere in un'altra direzione. E quando si parla poi di trasparenza, guardi, a me viene da ridere se la trasparenza viene usata e abusata solo in un'unica direzione. Io vorrei ricordare agli ascoltatori e agli ospiti in studio che in tutto silenzio il Movimento 5 Stelle, senza alcuno streaming, ha prodotto l'ennesimo decreto su ILVA, consentendo ai parlamentari neoeletti sull'area ionica a marzo, che sono in gran parte del Movimento 5 Stelle, la partecipazione all'unico vero tavolo capace di incidere sulla trattativa, quello dell'articolo 47 dove si confrontano azienda e sindacati. Non si capisce perché a tutte le altre istituzioni locali che poi hanno il compito di monitorare la fase ambientale questo non sia consentito e si recrimini sulla trasparenza. Le aggiungo un ultimo elemento, poi le lascio la parola. Ieri mancava a quel tavolo il Ministro dell'Ambiente, colui che nel governo sarebbe deputato a certificare la bontà di certe misure. Se questo non è un segno di confusione, come dire, anche di disallineamento rispetto alle politiche del governo, io non so come altro si possa chiamarlo, per quanto lo si voglia coprire di trasparenza, di processo democratico e adesso di altre grandi chiedo teorie. Alla mia collega Marzia Amico di verificare bene il dettaglio di questo decreto, anche per renderlo maggiormente intelligibile al nostro pubblico dopo il suo annuncio, ma intanto le chiedo, da primo cittadino di Taranto, se le immagina il futuro della sua città senza acciaio? Noi stiamo già lavorando nel verso della diversificazione produttiva, perché l'anno scorso vinciamo le elezioni amministrative a Taranto proprio fondando una parte del programma sulla possibilità progressivamente di dare un'opportunità ai nostri giovani in settori che non siano collegati a quelli della filiera dell'acciaio. Quindi noi vogliamo progressivamente emancipare la nostra quota di PIL, la nostra dipendenza dalla grande industria. Questo non significa che un'industria però sostenibile, che continua a dare quelle decine di migliaia di posti di lavoro, come dire, non sia un asset da tutelare, da rilanciare, come avviene in qualsiasi altra parte del mondo. Io credo che l'investitore, comunque la si voglia dire, e ha ragione chi diceva in studio che non è proprio il primo che passa per caso da una gara d'evidenza pubblica di rango europeo, avesse anche fornito, oltre a dei miglioramenti, degli aspetti applicativi del DPCM di settembre che istituisce la nuova AIA, credo che avesse anche fornito grande disponibilità nel futuro delle relazioni tra enti locali e territorio a innovare ulteriormente i processi tecnologici, ad andare verso un mix di produzione magari sostenuta da una componente di gas. Aveva ragione, come dire, il collega del Partito Democratico quando dice anche che però analisti e tecnici ci dicono oggi che un assetto radicale a zero emissioni è semplicemente il libro dei sogni. Allora, che quello mi dispiace dire che racconta nella sua città adesso ci